Buonasera Cristian Carmosino Mereu, regista di uno dei documentari in lizza e in concorso a Molise Cinema 2023. Le persone integre, e le persone integre che è in realtà la traduzione di Burkina Faso, di questa nazione molto particolare che tu hai vissuto e hai raccontato in un momento devastante per la popolazione. Come sei finito in Burkina Faso innanzitutto? Sono finito in maniera un po' casuale, sappiamo, noi documentaristi diciamo sempre che i documentari nascono in modo casuale. Ero lì per fare in realtà un altro lavoro piccolino con la cooperazione italiana, con un progetto della cooperazione italiana e l'Università di Roma 3. E mentre ero lì è scoppiata una insurrezione popolare, quindi diciamo, quel lavoro che era stato pensato per l'università si è interrotto e abbiamo ho deciso di rimanere, di andare alle manifestazioni e di cercare di cogliere quello che stesse succedendo. Da fotoreporter anche sei stato il testimone privilegiato, anche se hai rischiato la vita, di una situazione in evoluzione. E come sei riuscito ad avere la fiducia della manifestanti? E questa cosa è stata determinante perché a un certo punto, quando loro hanno capito che io non ero solo un reporter e anche che non ero francese, perché poi c'è un po' di odio contro i francesi quando hanno scoperto che ero italiano, o quando scoprivano che ero italiano e che non ero un reporter di giornali ma ero un documentarista che comunque partecipavo alle manifestazioni dalla loro parte, e mi hanno, come dire, coinvolto. E anzi mi hanno dato la responsabilità di filmare qualcosa che loro dicevano che non sarebbe stato raccontato, quindi mi hanno fatto sentire la responsabilità di dire qualcosa che altrimenti nessuno avrebbe raccontato in Occidente. Quindi è sviluppata al massimo la funzione sociale del documentarista, sì, e anche del fotoreporter in qualche modo, no? Sì. Ho sentito questa responsabilità, ma questa responsabilità poi si è tradotta nel desiderio, finita l'insurrezione popolare di cui si parla all'inizio del film, il desiderio di conoscere meglio questa storia, di approfondire la conoscenza con le persone che ho incrociato durante la rivoluzione e quindi di avere uno sguardo non superficiale ma un po' più profondo sulle questioni alla base della loro rivoluzione e quindi direttamente dello sfruttamento che noi occidentali facciamo di questi paesi. Hai raccontato nella presentazione che hai conosciuto realmente delle persone integre. Come lo percepisci adesso in quella terra? Cosa sta succedendo? Beh, in questo momento proprio, dopo 7 anni dalla rivoluzione, stanno purtroppo il paese nella morsa del jihadismo, quindi di un attacco importante di formazioni legate ad Al-Qaeda e ISIS, e di un'instabilità politica. Ci sono stati 2 colpi di Stato nell'ultimo anno, adesso sono al governo dei militari, che però sono molto ben voluti dalla popolazione, potrebbe sembrare stranamente, ma perché vengono visti come l'ultimo baluardo per combattere questo jihadismo che ha creato centinaia di migliaia di sfollati, anzi milioni di sfollati, perché si parla di circa 3 milioni di sfollati. Quindi bisogna sradicare prima di tutto questo. Sì, l'urgenza è questamente in Burkina Faso, in Mali e in altri, in Niger, insomma in quella fascia lì del Sahel, in Africa, e adesso è radicare il jihadismo. Al Baghdadi, il numero 2 di ISIS, nel 2019, prima di essere ucciso dagli americani, aveva dichiarato che la guerra, l'ISIS aveva perso la guerra in Siria e che il nuovo Stato islamico sarebbe stato costruito in Burkina Faso, ha proprio detto Burkina Faso. Quindi diciamo che fino adesso c'è stata poca attenzione verso quello che sta succedendo lì. In questo momento, non so se dire per fortuna o meno, però si sta iniziando a occuparci di quei territori perché la Russia, geopolitico è delicata la situazione. No, perché c'è la Russia adesso, c'è la Wagner e sia in Burkina Faso che in Niger, che in questi paesi durante i colpi di Stato la popolazione è scesa in piazza con la bandiera russa.
Quindi la reazione da parte occidentale potrebbe essere... C'è una reazione anti-occidentale, in particolare anti-francese, ma in generale anti-occidentale, e quindi si vede l'Occidente responsabile della situazione, anche responsabile di non, essere, di non difendere dal terrorismo quei paesi, e quindi si sta cercando altri alleati. Il problema è che se quegli altri alleati sono la Russia, non so se... diciamo passiamo da una padella a una brace, insomma è difficile naturalmente fare un'analisi così semplificando la situazione. Sicuramente ci sono dei grandi interessi anche economici, perché Burkina Faso, Niger sono paesi dove ci sono dei grandi passaggi di merci, di droga, tratta degli esseri umani, ma soprattutto di grandissime risorse del sottosuolo, e il controllo di queste risorse è la chiave strategica per il controllo globale del prossimo futuro mondiale. Christian, in Italia viviamo gli anni del piano di ripresa e resilienza, no? Che è importante, importantissimo per noi, ma questo termine resilienza è un po' impropriamente utilizzato, forse lo potremmo utilizzare più per quelle popolazioni. Sì, no, dicevo nel dibattito dopo il film che è la cosa che più mi ha colpito di queste popolazioni, che nell'estrema povertà, nell'estrema difficoltà, nella situazione politica precaria che c'è oggi, il popolo è resiliente, cioè mai come lì come dire, questo termine è appropriato. Resiliente è, come dice appunto il nome del paese, integra, cioè delle persone che comunque lottano per i loro diritti con dignità, con integrità. Ed è una lezione di vita per chi ha avuto e ha la possibilità di conoscere questa realtà. È il mio, come dire, una delle missioni, se così si può dire, che mi sono dato nel fare questo film e altri film che raccontano questa situazione, è proprio quella di restituire un'immagine non di un popolo vittima da aiutare, povera, ma il contrario, di un popolo ricco di intelligenza, di forza e di, appunto, di dignità e di resilienza. Ecco, questa cosa qui è la cosa più importante, per me è una delle cose più importanti oggi da raccontare. L'ultima cosa, hai avuto il grande merito di portare fuori da quel territorio una questione importantissima, di farla conoscere. Dove si potrà vedere questo documentario? Beh, al momento è un prodotto indipendente naturalmente, quindi stiamo facendo circolare in maniera, come dire, indipendente nei festival e nelle sale che ce lo richiedono. Quindi per adesso si può vedere in queste occasioni festivaliere, eccetera. Abbiamo fatto un anno di tentativi, insomma, di distribuzione così indipendente, poi vediamo forse in autunno su qualche piattaforma, ma al momento ancora non abbiamo chiaro. Ok, ultima domanda, visto che mi ero dimenticato, la tua esperienza qui a Casa Calenda, sei stato diversi giorni, che atmosfera hai trovato, cosa lascia dentro di te questa esperienza? Beh, ci fossero festival come questi in tutti i paesi, nelle città, delle province italiane, perché è veramente un momento di incontro per noi, naturalmente addetti ai lavori, che possiamo incontrare colleghi e persone appassionate, ma veramente di incontro tra noi, la popolazione, e anche tra la popolazione, tra gli stessi abitanti di Casa Calenda, che di fronte a un film, dopo un film, possono dibattere, incontrarsi e approfondire. Cioè, secondo me è una cosa straordinaria, la mia esperienza è molto positiva, ero già stato molti anni fa e devo dire che si conferma essere uno dei posti più belli dove si possa andare a presentare un proprio lavoro. Grazie.